Bere questo ogni mattina veramente mi concilia col mondo. Buongiorno ragazze, oggi appena sveglia, così un po' versione eccesso, ovviamente. Ma questo video è reale, tutti i miei video cosa mangio sono molto molto reali. Quindi mi sono appena svegliata, adesso sto per fare colazione. Vi faccio vedere tutto quello che mangio. Mi raccomando, se vi piacciono questi video cosa mangio in un giorno, lasciate un bel like e mi raccomando iscrivetevi anche a questo canale. A colazione sto bevendo da un po' di tempo questo tè che è specialissimo ragazze, si chiama Fit Tea Matcha. C'è il tè matcha della marca Fit Tea, che appunto fa tutti questi tè, bevande super drenanti, sgonfianti, e il matcha in particolare ve lo straconsiglio perché è troppo troppo buono. È praticamente un tè super concentrato, tantissimo, tipo 100 volte di più il potere drenante, antiossidante del tè normale. Anche il sapore è molto molto buono, è una dipendenza, io lo bevo tutti i giorni, è buonissimo, è infatti sta scritto contiene molte vitamine, antossidanti ed è anche drenante ed è una polverina verde. È troppo bello, a me piace tanto questo colore. Praticamente io lo preparo così, metto in questa tazza, in questa giaretta, insomma, due cucchiaini con questo qua. Praticamente tutto questo set lo vendono proprio sul sito Fittia, che poi magari vi lascio il link nel box informazione. Ed è carino perché esce già la confezione di tè, che questo è tantissimo, cioè durerà tipo per un'eternità, perché se ne usa così per farne uno, quindi vi basta. E poi questa ciotolina, il cucchiaino e questo qua, che adesso vi faccio vedere, serve proprio per prepararlo ed è di bambù, è tipo un frullino a mano di bambù, troppo troppo carino. Poi ci verso una tazza di acqua bollente, un po' alla volta, così, e vado a mescolare con movimenti un po' di qua e un po' di qua, un po' di qua e un po' di qua. Tipo per sciogliere tutti i grumi e procedo così fino a consumare tutta l'acqua. Bere questo ogni mattina veramente mi concilia col mondo e poi comunque gli effetti si vedono perché bere due tazze al giorno porta proprio a un controllo del peso, addirittura a un dimagrimento. Poi aiuta anche a mantenere la pelle giovane, oltre a stare in forma anche la pelle giovane, i capelli belli, fa bene proprio. Poi ragazzi, se volete saperne di più, guardate il post sul mio blog perché ho fatto un post proprio in cui ho scritto tutte le proprietà del tè matcha, quindi di questo tè, quali benefici porta nel corpo, quindi andatelo a leggere sul mio blog www.caritadolce.com. Cin cin. Per colazione mangio una buonissima cheesecake. Avete visto il video di questa qua? Proprio in settimana, quindi guardate proprio come l'ho preparata, è buonissima, ovviamente super light, healthy, è buona buona. E l'unica differenza perché qui ho aggiunto le mandorle, perché io a colazione mangio sempre anche un po' di frutta secca e vi straconsiglio questa colazione, è troppo buona ragazze. Yummy, per pranzo ho fatto un pranzetto che io personalmente adoro, ossia ho messo tutto nello stesso piatto che però è un po' piccolo, dovrebbe essere più grande, riso basmati con delle verdurine fatte con 3000 spezie, ci sono anche piselle, non chiedetemi cosa ci ho messo, chiaramente non mi ricordo, ci ho messo di tutto. Poi casomai se volete questo piatto vi faccio proprio un video a parte, perché ad esempio è proprio bello il salmone, l'ho fatto al cartoccio con il finocchietto, viene buonissimo ed è super light. Infatti adesso ci metto l'olio a crudo,
Non l'ho messo in cottura, è super leggero, è genuino e poi c'è tutto, quindi carboidrati, proteine, sono le verdure, c'è tutto, è buono buono. Eccolo qua anche per Max, il piatto è buonissimo. Poi potete o mischiare oppure mangiare separatamente le cose, è buonissimo. E magari sopra, ecco, ad esempio ci ho messo il curry, le verdure, lo zenzero, poi potete mettere tipo il tabasco, per me non manca mai, la salsa di soia per condire, l'olio a crudo, anche del limone, insomma, quello che volete voi. Buon appetito! Merenda pre-workout con gallette. Io personalmente adoro queste qua di farro perché, come vi dico sempre, le trovo più buone, croccanti e saporite, ma potete benissimo mangiare quelle di riso o di qualsiasi altro cereale voi vogliate. Con bresaola, questo qua bevo da 100% che ho comprato a Lidl e vi ho mostrato proprio nell'ultimo video vlog al supermercato, sempre su questo canale. Stasera per cena uno dei miei piatti preferiti, ovvero il pollo alle mandorle, che io personalmente adoro, soprattutto lo adoro come lo faccio io perché, modestia a parte, sono bravissima e mi piace tanto. E queste meravigliose patate fatte sempre da me, ovviamente, che potrebbero sembrare fritte, ma non sono, sono super croccantose e buonissime. Queste qua le ho fatte al forno e poi ci metto un filo d'olio a crudo e sono buonissime con tutte le spezie. Quindi sono la mia fonte di carboidrati, pollo, e poi ovviamente le verdure in abbondanza, immancabili, insalata verde e insalata, questa cosa è tipo valeriana, non so, comunque è una insalatina, con semi di chia e semi di girasole. E buona cena, yummy, adoro!